Ciao, sono Jacopo Gallelli, siamo qua sul lago di Bolsena per testare gli ecoscandagli Hummingbird e i motori elettrici Minkota. Avremo modo di spiegare e di vedere un po' come utilizzare gli ecoscandagli per la pesca offshore. Qui abbiamo la fortuna di avere dei grossi banchi di latterino e quindi potremo trovare i bass che predano su questi banchi anche molto distanti da riva, dai 15 ai 20 metri d'acqua. Qui a Bolsena non è assolutamente strano, perché i pesci, logicamente i bass, seguono le loro prede, i latterini sono pesci pelagici e quindi se abbiamo fortuna troveremo dei bass sospesi su 8-9 metri d'acqua su una batimetria dai 16 ai 20 metri di profondità. Avremo modo di testare questi prodotti in condizioni abbastanza estreme. Oggi abbiamo un vento a più di 30 km orari, specialmente il motore elettrico sarà messo a dura prova. Visto un bello scalino che sale da 50 metri fino a 15 e poi degrada dolcemente fino a 7-6 metri. Vedo che c'è dell'erbaio in questa zona e ho visto anche diversi pesci sospesi. Io la sto cercando di trovare il punto preciso dove inizierà a pescare. Per comodità userò una boetta per segnalarlo. Quest'esca stranissima non è altro che l'Umbrella Rig, è un'esca di derivazione americana, l'hanno diciamo usata per tantissimi anni per la pesca a traina dello striped bass e adesso viene utilizzata in una versione un po' ridotta e modificata anche per il bass fishing. Oh, è un bel pesce. Avevamo visto dei latterini sull'ecoscandaglio. Abbiamo provato tutto il giorno in acqua molto profonda. Poi ho deciso di provare, dato che la luce è un po' scesa, ho provato un pochino più in acqua bassa ed ecco il risultato. Questa è la barca, questo affarino blu. E questo spazio nero è il fondale, cioè lo spazio tra la barca e la prima parte di fondo sotto, appena sotto la barca. Quanto più fondo avremo, quanto più larga sarà questo spazio nero. Vedi come si legge bene, guarda che bel erbaio c'è qua. Anche qua ce n'è uno piccolino. La fine dell'erbaio. Qui è finito l'erbaio. Qui sta già riniziando. Stiamo pescando in condizioni di forte vento, il motore assolutamente ci consente un'ottima azione di pesca. Addirittura sto usando in marcia 40, che è una delle marce più basse. 15 ha una riserva di potenza incredibile. Questo è un Fortrex 80 libbre, un motore da 24 volt, ha un'ottima autonomia,
addirittura di solito riesco a pescarci 2 giorni consecutivi di pesca senza ricaricare le 2 batterie che servono per il suo utilizzo. E logicamente se si va a pescare una giornata ventosa come questa è sempre meglio andare a ricaricare le batterie per la seconda giornata, però è comunque un motore che, diciamo, di norma dà un'ottima garanzia a livello di tenuta e a livello di consumo delle batterie. Come vedete qui sotto c'è un sacco di piccoli latterini, se ne vedono veramente a milioni, e c'è anche delle belle formazioni d'erbaio. Ci stiamo passando sopra, guarda. Guarda qua. Vedete? Appena finita la frega, ancora c'ha la coda rovinata. Via, diamo il via a questo bellissimo pesce. Ad avvicinarci all'acqua bassa e probabilmente vedremo delle formazioni d'erbaio più consistenti, e in effetti qui si vede che sta proseguendo questa formazione d'erbaio. Ancora non è quello che cerco, perché io sto cercando un erbaio di tipo filamentoso, questo invece è un erbaio di tipo spugnoso, che è sempre buono per il bass, ma non è buono come l'erbaio a fili. L'erbaio a fili è veramente molto molto migliore, ospita molto più facilmente i bass. Ed ora sono passata alla batimetria di 7 metri. Il fatto di avere questa disposizione qua mi aiuta ad avere un quadro sinottico di tutte le visuali dell'ecoscandaglio, e di conseguenza, sovrapponendo le informazioni, riesco ad avere una visione più chiara e più approfondita del fondale. Come vedete, questa è la prima parte che stiamo scandagliando, quindi la prima cosa che ci appare su questo lato dell'ecoscandaglio, un po' come in questa posizione, è la scansione della zona immediatamente sottostante al trasduttore. Secondo giorno di pesca qui sul lago di Bolsena, condizioni ieri veramente terribili, vento tra i 30 e i 40 km/h,
anche oggi abbiamo trovato delle condizioni veramente difficili, addirittura abbiamo deciso di calare la barca qui a Capodimonte anziché a Bolsena perché abbiamo un forte vento di sud, quindi oggi dovremo pescare tutta la zona coperta al vento di sud, quindi la zona di Marta, quella di Capodimonte e quella sotto Monte Bisenzio. Lo strumento 998 Side Imaging ci aiuterà nella ricerca di questi pesci foraggio e di conseguenza anche dei predatori che sono un po' più difficili da localizzare in quanto si muovono spesso in branchi più piccoli, però una volta che troveremo delle palle di latterino siamo quasi sicuri che nelle vicinanze troveremo anche dei predatori pronti a mangiare, specialmente in una condizione come questa di bassa pressione, di meteo incerto. Il bass è un pesce che ama queste condizioni di bassa pressione per predare. Sulla mia barca ho due coscandaglie Hummingbird della serie 700 e 900. Uno l'ho collegato, ovviamente hanno un network, c'è un cavo Ethernet che consente lo scambio di dati tra le due unità, quindi la condivisione di waypoint eccetera. Sulla unità anteriore diciamo è quella che utilizzo per la lettura del fondale quando utilizzo il motore elettrico anteriore, quindi addirittura ruotando il motore elettrico posso orientare il trasduttore in modo tale da poter avere una visione del fondale ottimale e poter capire ancora di più i dettagli del fondo, mentre la serie 900 è collegata a un trasduttore posto sullo specchio di poppa in posizione classica e dà una visione più statica, però quando siamo in moto potremo logicamente utilizzare il motore a scoppio per andare a direzionare la barca e a scandagliare nella maniera migliore. Questi due coscandagli sono dotati di serie della funzione Side Imaging, che è una funzione che consente di leggere il fondale come una cartina geografica fino a 70 metri per parte. Questa funzione logicamente consente l'individuazione di spot anche a notevole distanza dalla barca, a differenza dei vecchi sonar a due dimensioni che leggono un cono molto stretto sotto la barca, questi consentono di leggere il fondale anche fino a 70 metri. Tornando al Side Imaging, queste unità hanno entrambe questa funzione e allo stesso tempo hanno la funzione Down Imaging, che è una funzione che ci dà un'immagine reale, quasi fotografica, del fondo. Quindi quando noi andiamo a scandagliare, questa funzione riesce a darci proprio un'immagine di quello che abbiamo sotto la barca. Quindi se passiamo sopra un albero sommerso o sopra una barca affondata, vedremo proprio un'immagine che raffigura questo tipo di struttura. Inoltre, entrambi gli ecoscandagli sono compatibili con la nuova tecnologia 360 Imaging, che è una tecnologia che sfrutta l'utilizzo di un trasduttore che viene posto sullo specchio di poppa. Ora addirittura hanno fatto un modello di trasduttore che può essere utilizzato anche per il motore elettrico, che dà un'immagine di 360 gradi intorno alla barca. Quindi non solo sviluppa l'immagine del side imaging laterale, ma la sviluppa sia frontalmente che sul retro della barca. Quindi avremo proprio un'immagine circolare. Come vedete, il down imaging ci sta dando un'immagine dettagliata del fondale. Qui ci sono delle piccole formazioni d'erbaio e si riesce addirittura a contare ogni singolo filo quasi. È una cosa incredibile. E come vedete invece sul side riusciamo a vedere logicamente questo erbaio si sviluppa per svariati metri dalla barca sia verso sinistra, qui addirittura arriva fino a 30 metri dalla barca, sia verso destra. Si vede che c'è un rapido cambio di profondità, vedete questa ombra nera,
È così che il side imaging visualizza un cambio repentino di profondità e si vede che proprio finisce la sponda. E qui addirittura vediamo le due murate sia a destra che a sinistra. Qui addirittura si vedono che ci sono delle grosse rocce, probabilmente nella murata esterna ci sono delle rocce di dimensione più grande. Siamo appena usciti dal porto di Capodimonte, abbiamo visto che c'è una bella formazione d'erbaio anche esternamente e voglio provare a sondare questo erbaio sui 4-5 metri d'acqua con un lipless. Le condizioni sono di forte vento e è l'unica esca che mi può consentire di entrare in pesca piuttosto bene anche con dei lanci controvento, perché il vento, credetemi, non so se rende in video, ma è veramente teso. È un discreto pesce. Liberiamolo. Rabbioso. Acquistando l'accessorio cavetto a Y potremo collegare la nostra unità non solo all'accessorio diciamo di fabbrica, al trasduttore side imaging e down imaging, ma anche a un trasduttore classico a due dimensioni. E in questo caso questo trasduttore va a leggere i 2D, cosa che farebbe anche il trasduttore side imaging, però non riuscirebbe mai a tenere la definizione che abbiamo a una velocità superiore. È un bel pesce. Guarda, è toro, è più di 2 kg. Insomma, almeno 1,8 kg direi sicuro. E vai! Yeah! Bello, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Purtroppo oggi non riusciamo a pescare lontano da riva, siamo costretti a pescare veramente sotto riva per via di questo vento tesissimo. Considerate che siamo sotto vento, guardate come è increspata l'acqua, però questo è stato il risultato. Questo è veramente un bellissimo esemplare. Slamato! Vedete? Il down imaging fa chiaramente vedere il punto dove sarà nascosto il bass. Delle formazioni d'erbaio in acqua bassa. Ciao!
No, sei slamato. Sei slamato. Sei slamato il secondo. Erano due e c'era un terzo bass dietro che inseguiva il rig. Peccato, uno si è slamato. Stati due giorni veramente difficili, vento terribile, e quindi siamo riusciti a pescare solo nella parte sud del lago e non tutta, direi. Nonostante ciò, grazie all'utilizzo degli ecoscandagli, siamo riusciti a trovare qualche posto buono, qualche erbaio, qualche palla di pesce foraggio sospesa all'esterno in profondità. E questo ci ha permesso di catturare qualche bel pesce. Un saluto a tutti voi e arrivederci alla prossima avventura di pesca al bass da Jacopo Gallelli.